Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di come non cucinare con Mario. Ho visto che vi è piaciuto tanto, quindi continuo con un'altra ricetta e magari ne farò altre. Scrivetemelo nei commenti quale vorreste vedere. Prima di iniziare di dirvi, anche se lo vedete dal titolo, cosa farò, vi invito a lasciare mi piace se volete che continui questa rubrica, come posso Questa chiamarla? playlist di video, questa serie. Questa serie. Oggi andiamo a fare una torta Oreo. Si chiama proprio così. Vi dico la verità, ok? Adesso mi ucciderete tutti. Io non ho mai amato gli Oreo, ho sempre preferito i Ringo. Non so perché. Gli Oreo non lo so, non è che mi sono mai piaciuti, però questa torta Oreo mi ispirava e quindi la vogliamo fare. Ovviamente con una torta fredda, visto che siamo quasi in estate, ci sta proprio perfetta. Questa torta è divisa in tre parti, c'è lo stampo sotto, poi la crema in mezzo e poi quello sopra, diciamo, la parte, la decorazione. Quindi iniziamo con lo stampo sotto. Allora, quindi vi dico gli ingredienti per lo stampo per ora. Allora, ovviamente abbiamo i biscotti Oreo. Questo non è niente, non faccio pubblicità, perché chi mi paga? Cioè, sono ancora piccolina, quindi seguitemi per farmi crescere. Per fare i big money. Sì, vabbè. Allora, questo qui è una ciotola qualsiasi, mettiamo dentro 16 biscotti, perché ci servono solo per lo stampo 16 biscotti. Ok, allora, beh, io ne assaggerei uno, tanto qui dentro ce ne sono 36. Scusa, hai uno al cameraman che sta lavorando per te? Scusa, non lo paghi? Allora, scusate se fino a mo' ha abbaiato un cane, ma l'abbiamo fatto entrare. Quindi adesso c'è silenzio. Allora, dicevo, mettiamo 11, no, come erano? 16 biscotti dentro questa ciotola. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 biscotti. E questi non servono più per ora. Non te li mangiare. E poi il burro. Servono 50 grammi di burro. Vediamo questi quanti sono. 50 perfetti. Che mago! Ok, allora 50 grammi fatto. Quindi per preparare la torta Oreo iniziate dalla base. Dividete i 16 biscotti e prelevate la crema utilizzando una spatola. Che palle! Un'operazione alquanto noiosa. Beh, devo dividere i biscotti dalla crema. Perfetto. Ci vediamo tra 2 ore. Un coltello. Sì. Secondo me Vabbè, usiamo un coltello. Allora, prima vi faccio vedere il primo biscotto. Zoom, zoom. è meglio. Boom, boom, vai. Allora, dividiamo. Il coltello lo lascio. Dividiamo il biscotto. Si è Perfetto. rotto. E allora, qui è andata già un po' di crema, facciamo così. Ok, biscotto lì. Crema qui, biscotto lì. Crema qui, biscotto lì. Proviamo col secondo. No, si spaccano, cioè, come fa quello a farli tutti interi? Vabbè. Ci vediamo dopo, quando finisco. Ciao. Ok, allora fatto ecco qui il risultato. Quindi continuiamo. Allora, trasferite poi nel contenitore di un mixer dotato di lame i biscotti senza crema. Allora, quindi qua dentro con le lame mettiamo i biscotti. Ho aggiunto gli altri biscotti e il burro. Allora, questo qui dovrebbe essere il risultato. Dico dovrebbe perché non abbiamo gli strumenti adatti noi. E dice di mettere un disco da pasticceria, che non so cosa sia, quindi noi usiamo questo per fare le torte, e di 18 centimetri, questo non so quanto sia, ma fa niente. È l'unica cosa che abbiamo, accontentiamoci. Allora, dice di metterlo e schiacciarlo con un cucchiaio, quindi mettiamolo tutto così. Ovviamente con la carta da forno sotto, se no così appiccica. E
e andiamo a schiacciarlo col cucchiaio. Allora, ecco qui il risultato, ovviamente l'ha fatto il mio ragazzo. E adesso bisogna riporla nel frigo per 30 minuti. Allora, nel frattempo preparate il ripieno con le fruste elettriche, montate la panna insieme allo zucchero, ve lo che aspettate. Allora, per fare il ripieno vi dico gli ingredienti. Serve formaggio fresco spalmabile. Noi abbiamo comprato la Philadelphia Light perché non sapevamo proprio che formaggio mettere. Se sapete che formaggio mettere sulle cheesecake, ditelo nei commenti, perché io sempre prendo la Philadelphia, ma poi sa troppo di Philadelphia. Non lo so, voi che cosa usate di solito? Ditemelo. Comunque io ho preso la Philadelphia. Poi, panna fresca liquida. Noi abbiamo preso, ne abbiamo prese tante. Allora, comunque, allora, il formaggio fresco spalmabile 250 grammi, la panna fresca liquida 250 grammi, infine lo zucchero a velo 40 grammi. Allora, 250 grammi di panna, quindi... Facendo? Ci mette il naso. Oh, cavolo! Ma ti ho di usare quelle piccole prima! Va bene, 260 ha preso. Amore, è scaduto. È scaduto. Che quando scade, scusa? Ad aprile. Anche queste. 28,4. 9,4 addirittura. Scusa, noi l'abbiamo comprata l'altro giorno, non è possibile. Ah, no. Cioè, lì al supermercato dove vendono cose scadute. Ah, ma stupidi che siamo! 2021, non è scaduto, siamo nel 2020. No. È venuto un colpo. Ma vabbè, pure tu hai letto. Hai incolato l'anno. Vabbè, allora, comunque va benissimo. E lo zucchero a velo, che abbiamo detto 40 grammi. 40. Quindi con la frusta elettrica, che non ci arriva, dobbiamo andare un pochino più qua. Andiamo a montare la panna, si vede? Ok, allora, finito questo, andiamo a prendere un'altra ciotola. Allora, la crema degli Oreo e il formaggio spalmabile, che in questo caso, vi ripeto, è la Philadelphia, 250 grammi. Quindi un contenitore così, più uno piccolino e 270 grammi. Basta che la somma dei grammi che sono scritti sulla confezione, quelli sono... Allora, poi dice di farlo sempre con la frusta elettrica per un minuto. Quindi noi abbiamo lavato i cosini. Con la somma. Non fare così, ma, tu, ma sei delicata quanto un elefante. Una volta ottenuta una crema liscia, incorporate la panna appena montata facendo dei movimenti dal basso verso l'alto. Con questo spatola... Lecca pentole, vabbè, che ho comprato al Ikea. Quindi andiamo a fare dal basso verso l'alto. Adesso aspettiamo che devono passare i 30 minuti dello stampo che sta in frigo e poi procediamo con la torta, quindi aspettiamo. Sono passati 30 minuti, allora versiamo tutto il composto dentro la teglia. Ghiottone. Buono. E adesso si schiaccia. Ma sapete che è buonissimo? Solo così, non vedo l'ora, quando sarà grande Grace, di fare le torte con lei e mangiarle insieme. Mi mette gioia pensare questa cosa. Che a me, scusa, il cameraman non lo fai assaggiare. Lo assaggio, buonissimo. Ok, allora adesso questa qui mettiamola un attimo da parte. Prendiamo di nuovo gli Oreo e prendiamo di nuovo il mixer di prima. Frullate 8 Oreo, questa volta interi, senza privarli della crema, quindi 1. Trasferite poi il composto frullato sulla torta, pian piano, spargetelo su tutta la superficie, cioè senza pressare troppo. Ok, adesso... riponete in freezer questa volta per un'ora e mezza. Ci vediamo fra un'ora e mezza. In freezer, mi raccomando. Ok, allora, è passata un'ora e mezza
E questa è la torta, che è bella fredda ovviamente. E andiamo a vedere cosa si deve fare. Dai, fai vedere Grace che si è svegliata. Piena di muore. Allora, adesso con un coltello si va piano piano a passare su tutta la circonferenza. Così si stacca la torta. Allora, adesso cerco di aprirla. Speriamo di non combinare pasticci. Vado, eh. Guardatela. Allora, adesso si monta. Non si può mangiare. No. Allora, adesso dice di montare 100 grammi di panna e poi metterla con una sacca pasticcera sopra la torta. Io non ho la sacca pasticcera, quindi mi inventerò qualcosa. La panna è stata montata. Adesso vi ho detto che mi dovevo inventare qualcosa, quindi... Allora, andiamo a mettere la panna dentro questa bustina. Facciamo un taglietto qui prima. Ok. E adesso la spostiamo tutta da questo lato. Iniziamo da qui. Però un incentro. Boh. Adesso invece si va a mettere sopra gli Oreo spezzati a metà, tanto non ci riuscirò mai a spezzarli esattamente a metà. Proviamoci. Più o meno. Ma voi. Adesso la torta è pronta. Oddio. Torta pronta. Ok, allora, adesso andiamo a assaggiare la torta. Vai, vai, che sono curiosa. Guardate quanto è bella. Cioè, è la prima volta che una torta mi viene così bene. Forse perché non si cucinava. Vabbè, allora. Ok, allora siamo pronti? Vai! Per assaggiare questa bontà. Questa sfiziosità. Adesso che... No, niente, non assaggio lo stesso. Com'è, com'è? Fammi assaggiare. E io? Aspetta. Oh. Però noi ti facciamo una fetta a testa. No, dammi un po'. Assaggio. È buonissimo. È stra buona. No, fatela. Cioè, si sente molto una pecca negativa. È giusto il salato della Philadelphia. Però il resto va bene. Però è buonissimo. Eh sì, forse se ci usiliate un altro formaggio spalmabile è meglio. Per te niente, lo sarai più grande. Allora, fatelo assolutamente. Vi lascio la ricetta in descrizione di Giallo Zafferano. È buonissima, ve la consiglio. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e commentate con qualche altra ricetta che volete vedere. Ci vediamo in un prossimo video. Aspettate che devo venire, tieni Grace. Mia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.